Buonasera a tutti voi. Don Ben, grazie tante per l'invito di condividere con voi questa grande famiglia della Caritas Roma e di altri volontari, no, del Servizio Sociale della Diocesi di Roma. Auguri a tutti, auguri. E nel nome della Caritas, la Confederazione, tante grazie a voi, tante grazie. Don Ben, il mio compito è di dare una meditazione, no? Il primo punto è questo: vi chiedo perdono per gli errori che certamente io commetterò, no? Nella la mia versione della lingua italiana. È una bella lingua, però purtroppo io non ho la capacità di parlare come gli italiani, no? Ok. Dove nasce l'esperanza? Dove nasce? Certamente da Dio. La speranza è una grazia, è un dono che il Signore sempre offre a noi. Però il Signore ci lascia liberi di accettare il dono della speranza o no. Però è una grazia. Nessuno di noi, nessuno può creare l'esperanza. È un dono da ricevere. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, si dice: la fede è garanzia delle cose sperate, prova per le realtà che non si vedono. Il fondamento della speranza è la fede. La fede dà garanzia all'oggetto della nostra speranza. Non so se in italiano c'è una differenza fra l'speranza e il desiderio, perché in inglese c'è una differenza fra l'esperanza e il desiderio. Purtroppo, noi utilizziamo la parola speranza, speriamo, quando la parola giusta è desideriamo. Invece di dire desideriamo, diciamo speriamo. Però l'esperanza e il desiderio hanno due diversi soggetti o oggetto. Il desiderio ha come oggetto qualcosa. Spero, per esempio, spero di de desidero un nuovo telefono cellulare per il Natale. No. Questo è un desiderio. No. Desidero che domani, desidero che, desidero domani un giorno pieno di sole. Questi desideri. Però quando parliamo dell'esperanza, l'oggetto, la traiettoria della speranza non è una cosa, ma una persona. Spero in Dio. Spero in Dio. In Dio che viene, il Dio che ha promesso.
e io credo in lui. Noi normalmente pensiamo alla speranza come una condizione mentale e interiore che nasce quando il contesto di vita è molto pacifico. Quando tutte le cose vanno bene, noi ci sentiamo pieni di speranza. Quando c'è cibo in abbondanza, quando c'è lunghi periodi delle ferie, delle vacanze, quando ho il denaro, soldi per comprare qualcosa che io desidero, l'atteggiamento è quello di speranza. Però nella Bibbia la speranza, la vera speranza in Dio nasce quando la situazione è difficile, anche assurda. La vera speranza, dono di Dio, è ricevuto dalle persone della Bibbia, non quando le cose vanno bene, ma quando la situazione è molto difficile e anche assurde. Per esempio, Abramo, no? Il Signore ha promesso a lui e Sara che loro avranno figli, tanti figli. No, però assurdo, questa promessa è assurda. No, ambedue anziani e probabilmente Sara non è capace di avere figli. Però Abramo credeva non nella logica della parola, ma credeva alla persona che parlava, il Signore. E poi il Signore, no, dopo la nascita di Isacco, no? E il bimbo è cresciuto, un giorno il Signore parlava all'Abramo con una richiesta: offre il suo figlio a me come sacrificio. Ma difficilissimo e anche assurdo, però Abramo ha creduto e ha cominciato a fare questa offerta del Signore. L'oggetto non è la logica, però la parola di qualcuno che ha promesso. Il nome è il Signore. È il tempo di avvento. Giuseppe, Maria, no? Loro hanno già pianificato il futuro. Il matrimonio, forse Giuseppe ha già promesso a Maria una nuova casa, con giardino, eccetera, no? Però il Signore è intervenuto, no? Maria ha domandato intelligentemente, ma come è possibile? Però in questo mistero, Maria ha detto il suo fiat. Eccomi, la serva del Signore. Giuseppe, quando dormiva, no? L'angelo ha spiegato a lui e subito, no? Ha fatto come ha comandato il Signore. In questi personaggi biblici, no, vediamo una situazione quasi anormale, però loro sono fissati
sono fissati al Signore. E questa è la speranza. La speranza che anche le cose assurde, secondo la logica umana, sono vere, perché parla il Signore in cui ho dato la mia fede, e in Lui è la mia speranza. So, secondo me, la speranza che nasce in una situazione come la pandemia, che nasce nel fondamento della fede, offre anche a noi una nuova logica, non la saggezza puramente umana, non solo i progetti umani, però con gli occhi fissati al Signore. Per me un brano biblico, nel Nuovo Testamento, che sempre parla di speranza, no? A me, è l'episodio dove Gesù cammina sulle acque. Voi sapete questo episodio nel Vangelo di Matteo. Gesù ha detto ai suoi discepoli di precederlo sull'altra riva, no? E lui è rimasto, no, in preghiera da solo. E poi, no, la barca si trovava lontano da terra, no? La barca è sbattuta dai flutti, no? Un simbolo del male, tragedia, e anche le difficoltà della barca della Chiesa, la difficoltà, no, in missione. E questo è un dettaglio molto importante. C'era infatti vento contrario ai nostri progetti, no? E il destino, come si dice, l'altra riva diventa più lontano invece di vicino ad arrivare, no? Il vento contrario. Però il Signore viene, il Signore in preghiera, il Signore in comunione piena con il suo Padre. Da lontano vede la situazione dei suoi discepoli e avvicinato a loro, camminando sulla tempesta. Però, no, i discepoli, invece di accogliere il Signore, no, erano pieni di timore, perché c'è un fantasma, no? Il Signore ha detto: no, sono io che vengo da voi, sono io che cammino sull'acqua, sul tifone, per avvicinarci. Avvicinarvi. E Pietro, no, dice: Signore, se sei tu, comanda che anche io venga da te sull'acqua. Il Signore dice: vieni. Il Signore ha dato a Pietro una partecipazione alla sua potere di camminare sull'acqua, no? E Pietro, no, cominciava a
a camminare sull'acqua turbolente. Però quando gli occhi di Pietro sono distratti, invece di vedere Gesù e camminare verso Gesù, lui ha guardato il vento e l'acqua. Il problema ricomincia. Però la mano del Signore ha salvato lui. Salvato lui. Ma questa è la speranza. Il Signore viene a noi. Però la domanda è: lo vediamo come il Signore? O la nostra visione è già colorata dalla paura, dei timori, delle preoccupazioni, e non vediamo chiaramente il dono, la solidarietà, la comunione del Signore con noi. La speranza è una chiamata di fissare i nostri occhi, la nostra visione al Signore che non abbandona mai il suo popolo. E poi dopo la pace viene. Questa è un'altra logica, non è la logica del manager, non è la logica di un amministratore. Questa è una logica dell'amore del Signore, la vicinanza, no? E la solidarietà. E con il Signore possiamo camminare sull'acqua. Con il Signore, anche quando la situazione non è migliorata, possiamo camminare sull'acqua turbolente, però con gli occhi fissati al Signore. Concludo con questo appello. In questo momento di difficoltà, della pandemia, ci sono tante persone che si sentono disperato, no? Disperato. Forse la chiamata è per noi di camminare con Gesù Cristo. Gesù viene a coloro che gridano aiuto. E noi siamo strumenti della vicinanza del Signore. Speriamo che quando noi andiamo verso gli altri, specialmente i sofferenti, loro vedano non una fantasma, non una persona fredda, una burocratica, no? Ma la presenza del Signore, la presenza del Signore che promette: sono io. È la stessa promessa fatta dal Signore risorto. Sarò con voi fino all'eternità. Sono io.